Un ciao a tutti e bentrovati all'appuntamento meteo. Dunque, eccoci arrivati alla prima vera saccatura o perturbazione, chiamiatela come volete, di stampo atlantico che finalmente riesce ad entrare nel Mediterraneo centrale apportando le piogge che tanto il nostro territorio necessita. È una perturbazione composta da un ramo caldo che interesserà naturalmente oggi il nord Italia con qualche piovasco, qualche temporale, pioggia abbastanza sparsa nel territorio, specialmente sul comparto alpino e prealpino, quasi nulla sulle nostre zone, e mentre il ramo freddo che in queste ore sta attraversando il Golfo di Biscaglia entrerà netto da domani mattina verso tutta la giornata proprio sul nord Italia. E saranno le regioni del nord Italia e del centro Italia a sperimentare le piogge più consistenti, generalizzate e positive sul territorio. Una saccatura appunto che è colma di aria fredda artico-marittima in entrata proprio dall'Atlantico, che attraverserà da ovest verso est tutto il territorio italiano, principalmente in nord Italia, come vi ho già detto, per poi spingersi verso il meridione, lasciando in eredità per i giorni a seguire, quindi fin verso il weekend, un tempo tipicamente primaverile composto da acquazzoni sparsi, rovesci, specie nel pomeriggio, e temperature che si abbasseranno di molto entro domani e venerdì. Temperature molto basse che porteranno delle nevicate questa notte a quote ancora abbastanza elevate, tra i 1.400 e i 1.500 metri, con netto abbassamento entro domani, con quota neve anche sotto i 1.000 metri. Nevicate sostanziose, importanti, specialmente sul comparto alpino e prealpino lombardo, veneto e sotto friulano, dove avremo anche punte di 40-50 cm secondo i modelli attuali che abbiamo a disposizione. Quindi finalmente una parte negativa del tempo, che secondo me è molto positiva, che serve a portare acqua e soprattutto naturalmente a ricolmare una parte delle falde poste in sofferenza in questi anni. Ovviamente il mercato del giovedì potrà andare incontro ovviamente alla pioggia, perché non abbiamo ancora i modelli perfettamente allineati in questo momento su quanta pioggia che da domani, ma probabilmente già la mattina avremo i primi rovesci e le prime piogge anche sul comparto veneto. Quindi aspettiamoci un netto vento del tempo per poi arrivare a un weekend tutto sommato primaverile, ma non stabile. Ciao a tutti. Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.